Abbiamo 1700 ragazzi nei nostri centri di formazione e noi come istruttori non riceviamo lo stipendio da 17 mensilità. E la regione sembra non essere interessata a questo. L'immagine che ci dà è di una volontà di chiusura dei centri professionali, significa consegnare 1700 ragazzi veramente come manovalanza alla mafia. Oggi c'è questa protesta a Catania, ma quali potrebbero essere i prossimi passi? I prossimi passi sarà quello di accomunare tutti i centri di tutta la Sicilia e fare delle grossissime manifestazioni in uniche città. Vogliamo far sentire la voce di questi giovani. Voi operate nel settore della formazione, lei che idea si è fatto della rivoluzione che il governo Crocetta vuole imprimere a questo settore? La rivoluzione che ci viene fornita a noi è quella di togliere dei centri falsi e su questo siamo perfettamente d'accordo, ma i nostri centri, i nostri ragazzi sono qui, non sono falsi, sono veri. Tolgano quelli falsi, quelli che servono solo a mangiare soldi, lasciano in pace quelli che lavorano nonostante 17 mesi senza stipendio per dare un'istruzione e un futuro a questi giovani.